Reale ha accompagnato a San Luca i funerali di Domenico e Antonella Romeo, Teresa Giorgi ed Elisa Pelle, i quattro giovani che hanno perso la vita nell'incidente stradale avvenuto lo scorso 6 gennaio sulla strada statale 106 Ionica a Montauro. La cerimonia è stata officiata dal vescovo di Locri Gerace, Monsignor Francesco Oliva. San Luca ha detto si ritrova unita davanti a questa tragedia e con San Luca l'intera comunità della Calabria. I quattro ragazzi morti nello scontro sono le ultime vittime della strada statale 106, una strada sulla quale spesso si infrangono sogni e speranze. Quando le strade non sono agevoli, si muore e le comunità soffrono. San Luca si ritrova unita davanti a questa tragedia e con San Luca l'intera comunità della Calabria. I quattro ragazzi morti nello scontro sono le ultime vittime della statale 106. Erano in strada per un bel gesto di misericordia. Gesti di grande valore, come dare da mangiare a chi ha fame, da bere a chi ha sete, fare una visita a un malato, fare una visita a un carcerato. L'omelia, la cerimonia funebre officiata dal vescovo della diocesi di Locri Gerace, Monsignor Francesco Oliva, insieme al giovane parroco Don Gianluca Longo e all'ex parroco Don Pino Strangio, sottolinea il valore del gesto delle vittime, un gesto di misericordia. Su quella strada spesso si infrangono sogni e speranze, come quelle di questi quattro ragazzi. Quando le strade non sono agevoli, si muore e le comunità soffrono questa situazione. Mettiamo nelle mani di Dio questi figli rimasti senza mamme. Di fronte alla morte abbiamo bisogno di ritrovare speranza per i nostri cari e per la nostra terra. La morte di un giovane colpisce l'intera comunità. Una vita che si spegne presto toglie futuro e fiducia a tutti. Queste le parole del sindaco Bruno Bartolo, che durante la cerimonia funebre ha voluto esprimere le condoglianze ai parenti delle vittime e a tutta la comunità. Oggi è il giorno del dolore e non della polemica, ma un dato è certo, sulle nostre strade ci sono più croci che alberi. Eventi così tragici non trovano spiegazione. In questo momento di estremo dolore ringrazio i sindaci che sono intervenuti per solidarietà e tutti coloro che hanno espresso parole di cordoglio. Per la giornata dei funerali il sindaco di San Luca ha proclamato il lutto cittadino. Chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale e bandiera a mezz'asta nelle sedi comunali e negli altri edifici pubblici. Un intero paese fermo per partecipare al grande dolore che ha colpito le famiglie delle quattro vittime. Al termine della cerimonia e dopo l'uscita dei quattro feretri, palloncini bianchi sono stati fatti volare in cielo. Dopo tanti anni, decenni direi di parole sulla 106, finalmente dei fatti, perché i 3 miliardi che sono stati stanziati in legge di bilancio e che si prevedeva di spendere in 15 anni, ANAS ci dice che saranno spesi in 5 anni a partire dall'anno prossimo, quindi significa che avremo la realizzazione di una parte importante della 106 entro il 2030, la conclusione dei lavori. C'è molto da fare ancora perché ci sono altri tratti da finanziare. Vorrei segnalare però che nei 20 anni precedenti sulla 106 era stato investito soltanto 1 miliardo. In 2 anni siamo riusciti a trovare 3 miliardi per consentire ad ANAS, che fa la strada, perché la strada non la fa la regione, di realizzare questa strada al fine di evitare che si chiami, che si continui a chiamare strada della morte. Ci sarà anche un impatto occupazionale importante. Sì, ci sarà un impatto occupazionale che ANAS quantifica in 1.000-1.500 unità, ma la cosa più importante è che si creerà una via di collegamento civile a quattro corsie nella parte ionica della Calabria e per troppo tempo è stata inutilmente attesa. Ci sono buone novità anche sulla 2, perché ora la discussione sta cominciando sulla 2. Anche lì è previsto un intervento in variante per permettere di risolvere i problemi che oggi sono determinati dal tratto fra Cosenza e Altilia. Un anno per espletare le procedure, un po' troppo. No, anzi, cioè, a giudicare dai tempi dei lavori pubblici in Italia non è troppo. Vorrei segnalare che ANAS ha detto che tutto questo lavoro di progettazione, di bandi, legato ai bandi per la 106, è stato un lavoro fatto nel 2022.
Quindi significa che questo governo regionale ha saputo svolgere una funzione di stimolo nei confronti di ANAS che mai alcun governo regionale aveva svolto prima. La regione negli ultimi 2 anni credo abbia abituato i calabresi a vedere che è una regione abituata ad assumersi tutte le responsabilità, anche quelle che sarebbero attribuite ad altri livelli di governo. Utilizzando una norma del decreto semplificazione, abbiamo chiesto ad ANAS di chiedere al Ministero dell'Ambiente di far concedere la valutazione di impatto ambientale, la VIA, alla Regione, per poter essere più veloci nella redazione della VIA. Anche questo è per evitare lungaggini, per evitare ritardi. Mettendoci la faccia direttamente, anche quando probabilmente altri avrebbero scelto in passato di dire che si aspettava che il governo facesse il suo dovere. Ma dopo quello che sta avvenendo, è avvenuto nelle ultime settimane, abbiamo detto che sulla 106 bisogna fare velocemente, bisogna metterla in sicurezza per tutto il tracciato. Chiediamo degli interventi da parte del governo e di ANAS. Quella statale non può più continuare a essere così, così come abbiamo detto che bisogna essere coerenti con gli impegni e quindi alta velocità. Vogliamo capire bene cosa si vuole fare, vogliamo capire bene cosa si deve fare sulla elettrificazione della Ionica, sul completamento della A2. Erano le questioni che noi avevamo posto come vertenza Calabria. Abbiamo detto che annunciamo anche una mobilitazione sulla 106 nei prossimi giorni unitaria, perché le tragedie che stanno avvenendo, i morti anche sulla ferrovia, come è successo con la tragedia di Turio, hanno necessità di avere anche una risposta sociale, quindi CGIL, CISL, UIL faranno una iniziativa sulla statale 106. Ma noi vorremmo evitare che il tema delle infrastrutture cada nella questione della campagna alle europee, quindi vogliamo intanto una chiarezza sulle risorse che stanno girando in questi mesi per quanto riguarda la 106, ma le altre infrastrutture, quindi un cronoprogramma. Sulla 106 noi chiediamo ad ANAS e al Governo, nel contratto di fornitura di appalto con la Regione, che chiarisca intanto che tutta l'intera 106 va progettata e conseguentemente in un cronoprogramma di investimenti finanziata. Quindi vogliamo partire dalla progettazione dell'intera 106, che sappiamo che soprattutto il tratto da Catanzaro-Reggio è sfornito di progettazione e quindi non ci potrà mai essere la cantierizzazione. Sì, interlocutoria ma anche di sostanza. Vogliamo intanto capire tempi di realizzazione, procedure e soprattutto la copertura finanziaria. Se la copertura finanziaria è disponibile, che cosa copre? Perché uno dei problemi che noi abbiamo in Calabria è che i cantieri si aprono e non si completano mai. E quindi questa è un'opera importante non solo dal fatto che purtroppo miete vittime quotidianamente, ma è un'opera che sta condizionando enormemente in negativo lo sviluppo di questa regione. Quindi il fattore tempo è importante. Allora oggi abbiamo l'incontro, oltre che col Presidente, anche con ANAS, che il Presidente ha invitato proprio perché vogliamo capire i tempi di realizzazione e soprattutto se i 3 miliardi bastano per coprire questi lotti. Poi abbiamo tutto il tragitto che da Catanzaro deve collegare Reggio Calabria, dove avevamo impegnato ANAS ad avere una progettazione preliminare di massima per capire un po' l'entità delle risorse e lavorare in questo lasso di tempo a recuperare le risorse necessarie, perché noi siamo convinti che in un tempo ragionevole di 7, 8, 10 anni massimo questa opera deve essere completata fino a Reggio Calabria. Altrimenti, come dicevo prima, non solo continuiamo purtroppo a piangere morti, ma continuiamo a segnare il passo per lo sviluppo di una parte del territorio, che è quello della fascia ionica, che purtroppo è quello più martoriato. Grazie. Preoccupato che la Regione Calabria perda 2 milioni di euro per il monitoraggio del bene più prezioso che ha, l'acqua, quindi il monitoraggio delle acque del mare, dei fiumi, dei laghi, anche quelle sotterranee, che da uno studio effettuato nel 2019 sono risultate inquinate, e quindi il Ministero ha pressato la Regione per capire effettivamente lo stato di salute. Bene, preoccupato che questi 2 milioni si perdessero, ho presentato in questi circa 2 anni ben 3 interrogazioni in Consiglio regionale, oltre ad aver effettuato anche diversi interventi in Consiglio regionale. Quello che vediamo di seguito è proprio l'ultimo. Ho prodotto ben 3 interrogazioni, eppure nulla è cambiato. Oggi il monitoraggio delle acque calabresi nella nostra regione non vedrà la luce,
si perderanno ben 2 milioni di... Dopo il mio intervento, ecco quella che è stata la risposta di uno dei consiglieri di maggioranza. Quando lei dice che si perdono 2 milioni di euro, non è assolutamente vero, perché i termini di scadenza dell'impiego di queste risorse finanziarie è il 31/12/2023. Volete sapere com'è finita? Bene, questa è la delibera dell'ARPACAL del 21/12/2023, attraverso la quale il progetto per il monitoraggio delle acque è stato definanziato. Quindi 2 milioni di euro praticamente persi, restituiti alla comunità europea, quindi no, soldi non spesi che vengono rimandati indietro. Ma immagino che il Presidente Occhiuto, che ha sempre detto che non avrebbe mai fatto sconti a nessuno, che in questo palazzo ci sarebbe stata una politica differente dal passato, nuova, sarà saltato dalla sedia cercando subito il colpevole di tutto ciò. Bene, sicuramente ha individuato il colpevole, quello che era il responsabile di questo progetto, e volete sapere poi che cosa è successo? Lo ha promosso a commissario straordinario dello stesso ente, dell'ARPACAL, quindi aumentandolo di grado. Tutto ciò è del paradossale ed è veramente inaccettabile. In pratica si promuovono dirigenti che perdono fondi, è un pessimo segnale per tutti, anche gli altri dirigenti che lavorano all'interno di questo palazzo, ma soprattutto verso i calabresi. Il 2023 registra dati confortanti per migliaia di comunità religiose e no profit che in Italia fanno dell'ospitalità una forma di accoglienza destinata a generare risorse per le più diversificate forme benefiche, caritatevoli o assistenziali, sociali o missionarie. A seconda della loro specificità, in queste strutture, che contano complessivamente circa 200.000 posti letto, si può soggiornare per spiritualità, turismo, lavoro, studio e sanità. Secondo l'Associazione Ospitalità Religiosa Italiana, che le rappresenta, il 2023 ha segnato un più 46% di richieste di soggiorno sul 2022 e un più 16% sul 2019 pre-pandemico. Un risultato significativo soprattutto perché permette di rimettere in moto, a cascata, la catena della solidarietà. L'associazione ha registrato anche un aumento di visite al portale di riferimento, con un più 20% di pagine visitate sul 2022 e più 12% sul 2019. Secondo il presidente dell'associazione, Fabio Rocchi, questo rinnovato interesse dimostra la sensibilità sempre più ampia dell'opinione pubblica verso un'ospitalità che sia anche occasione concreta di contribuire alle necessità di chi vive in stato di bisogno, senza per questo rinunciare alle comodità di un'accoglienza familiare destinata a diventare una vera esperienza di vita. Per il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, le politiche attuate dal Ministero e dal Governo non solo sono in linea con le aspettative, ma dimostrano anche la tendenza alla destagionalizzazione dell'offerta turistica. L'evento giubilare che si terrà il prossimo anno a Roma consoliderà i dati record del turismo religioso, offrendo un'esperienza straordinaria per i visitatori provenienti da tutto il mondo, contribuendo al tempo stesso a valorizzare e ad accrescere ulteriormente non solo il comparto, ma tutta la nazione. A novembre produzione industriale in calo per il secondo mese consecutivo. La discesa rispetto a ottobre è dell'1,5%, mentre nella media del trimestre settembre-novembre si registra una flessione dello 0,8% rispetto ai tre mesi precedenti. Lo rileva l'Istat, evidenziando riduzioni in tutti i comparti, beni strumentali, intermedi e di consumo, e in misura più marcata l'energia, -4%. Su base annuale il calo supera il 3%, crescono energia e beni strumentali, giù invece i beni di consumo e i beni intermedi. Tra i settori la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati presenta un'ampia crescita tendenziale, più 13,1%. Seguono la fabbricazione di mezzi di trasporto e la fabbricazione di macchinari e attrezzature. Le flessioni maggiori si registrano nell'industria del legno, della carta e della stampa, nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori. Nonostante il nuovo calo della produzione, le condizioni del mercato del lavoro restano solide, osserva l'Istituto di Statistica nella nota mensile sull'andamento dell'economia italiana. Le prospettive internazionali restano però molto incerte, dominate dalle tensioni geopolitiche per le quali non si prospetta una imminente risoluzione e da condizioni finanziarie ancora restrittive per famiglie e imprese.
I tassi di interesse restano su livelli sufficientemente restrittivi finché sarà necessario, lo ha ribadito la Banca Centrale Europea nell'ultimo bollettino economico. L'obiettivo dell'Euro Tower è assicurare il ritorno tempestivo dell'inflazione al 2% nel medio termine. Secondo le previsioni della BCE, l'indice dei prezzi tornerà probabilmente a registrare una temporanea accelerazione nel breve periodo. Secondo le proiezioni macroeconomiche per l'area dell'euro, l'inflazione si ridurrà gradualmente nel corso del 2024, per poi avvicinarsi nel 2025 all'obiettivo del 2%. Gli esperti della BCE si attendono che l'inflazione complessiva si collochi in media al 5,4% nel 2023 e al 2,7% nel 2024, al 2,1% nel 2025 e all'1,9% nel 2026. Le proiezioni sono state riviste al ribasso per il 2023 e soprattutto per il 2024. Le previsioni sulla crescita economica restano orientate al ribasso anche per i rischi di natura geopolitica legati alla guerra in Ucraina e alla crisi in Medio Oriente, fattori che potrebbero determinare un aumento dei prezzi dell'energia nel breve periodo, con conseguenze sull'inflazione. Nell'angoscia, nell'isolamento, nella tristezza e nel dolore, Betlemme ha vissuto il Natale delle chiese che seguono il calendario orientale il 6 gennaio, limitandosi a celebrare i riti religiosi. Ha fatto questo per mostrare la sua solidarietà con la striscia di Gaza e il suo rifiuto ad accettare l'uccisione di vite umane ovunque nel mondo. Betlehem al-yawm hazina. Betlehem yamur 'alayha. Oggi Betlemme è triste. Questo Natale non è come gli anni precedenti. Il messaggio della città di Betlemme è sempre stato di pace e amore, ma quest'anno è un messaggio di dolore e di rifiuto per ciò che sta accadendo nella striscia di Gaza. Chiediamo alla comunità internazionale di assumersi le sue responsabilità e preghiamo dentro la Chiesa della Natività per la pace di cui Betlemme e tutte le città palestinesi hanno bisogno, perché oggi abbiamo bisogno di una vera pace. La cerimonia di ricevimento è iniziata con l'arrivo della delegazione del commissario patriarcale per i siri ortodossi a Gerusalemme, in Giordania e nel resto della Terra Santa, Mar Antimos Jack Yacoub, seguito dall'ingresso del corteo del vescovo copto ortodosso di Gerusalemme e il Vicino Oriente, il vescovo Antonios. Gesù Cristo è venuto nonostante le nostre situazioni difficili e dolorose. Lui è venuto per salvare il suo popolo dai suoi peccati, dalle sue sofferenze e dalle sue lacrime. Salva il suo popolo dall'interno. Offre tranquillità e serenità. Proviamo pace nella fornace del fuoco. Per questo motivo, nostro Signore ha fatto una promessa dicendo: «Non ti abbandonerò né ti trascurerò». Inoltre, sei inciso sul palmo della mia mano. Il nostro Signore non ci ha promesso una vita facile sulla terra. Ha detto che avremmo avuto tribolazione nel mondo, ma abbiate fiducia che ho vinto il mondo. Cristo ha vinto il mondo, ha promesso pace e ha mantenuto le sue promesse. Quindi è in grado di liberarci dal dolore e dai giorni difficili che stiamo attraversando. Viviamo in condizioni straordinarie che non sono normali. Festeggiamo durante un funerale e si mescolano gioia e dolore, ma dobbiamo festeggiare la nascita di Cristo perché è venuto a stabilire la pace sulla terra e speriamo che ci sia pace in tutto il mondo e che il mondo ritorni alla ragione, alla saggezza e al dialogo invece di spargere sangue, mettendo la ragione prima delle armi. Con l'ingresso della processione del Patriarca di Gerusalemme e di tutta la Palestina, il Patriarca Teofilo III, la piazza della Natività si è riempita di religiosi e fedeli locali, accolti da delegazioni ufficiali della Commissione Presidenziale Suprema per gli Affari delle Chiese in Palestina, dal Sindaco di Betlemme, dal Governatore di Betlemme e dai servizi di sicurezza. Our Lord Jesus Christ, who is born in this special... In questo luogo unico di Betlemme, il nostro Signore Gesù Cristo è nato per portare pace e giustizia. Queste sono le cose di cui abbiamo bisogno anche per il popolo palestinese. Buon Natale! Chiediamo a Dio di essere misericordioso con tutti i suoi servi, sia a Gaza che in tutto il mondo,
poiché il mondo è pieno di guerre in Ucraina, in Russia, Iraq, Iran. Speriamo che la vita torni alla normalità. Chiediamo a Dio di essere misericordioso con tutti i suoi servi, sia a Gaza che in tutto il mondo, poiché il mondo è pieno di guerre in Ucraina, Russia, Iran, Iraq. Speriamo che la vita ritorni alla normalità. Le processioni ufficiali d'ingresso si sono concluse con l'ingresso in processione dell'arcivescovo ortodosso della Chiesa Etiope di Terra Santa, Sua Eccellenza Monsignor Enbakom. Nella città di Betlemme, le preghiere e le suppliche si sono levate per ottenere la pace dal bambino della grotta, il principe della pace. 2000 anni fa, il bambino della grotta ci ha mostrato la strada verso la pace e questa strada continua ancora oggi. Di questa domenica ci parla di amicizia, amicizia che porta Gesù, che rende suoi discepoli, discepole, che rende suoi amici. Dirà più tardi Gesù, non vi chiamo più servi ma amici. Questo episodio rappresenta questo detto di Gesù. È pieno di particolari interessanti, vediamone alcuni. Il primo, la scelta da parte dei discepoli di seguire Gesù innanzitutto è mediata da altri, cioè c'è un Giovanni Battista, un testimone, che indica di Gesù. Ci dice il Vangelo, fissa lo sguardo su Gesù, cioè ha occhi penetranti, vede la verità e proclama, ecco l'agnello di Dio, ecco il Messia. Ma un Messia diverso da come se lo aspettavano. Non il leone di Giuda, il potente, ma l'agnello, il mite. In altre parole, Giovanni Battista è capace di riconoscere negli eventi ordinari della vita, un Gesù che passa, l'azione di Dio, agnello di Dio. Immagine un po' sfocata per noi oggi, perché non è molto significativa. La ripetiamo più volte durante la liturgia, ma molte volte non credo che riusciamo a capire e a comprenderne il vero significato. L'agnello è l'immagine dell'animale che veniva utilizzato per i sacrifici nel Tempio di Gerusalemme e veniva offerto soprattutto nelle feste in cui si celebrava la comunione, la riconciliazione con Dio e con i fratelli e le sorelle. Era dunque l'offerta della riconciliazione per la remissione dei peccati. Ora, Giovanni Battista dice agnello di Dio. Cioè questo è il dono che Dio fa all'umanità per riuscire a riconciliare con l'umanità e tra di noi. Cioè Dio è lui che vuole la riconciliazione e invia e offre il suo agnello, Gesù Cristo, molto generoso. E generoso è anche Giovanni Battista che permette ai suoi discepoli di lasciare, di seguire Gesù. Non li trattiene, non è geloso, non vuole possedere i suoi discepoli, ma dà loro la libertà. E sulla base della testimonianza di Giovanni Battista, i due si mettono in cammino. Gesù fa la domanda, che cosa cercate? E i due rispondono, giustamente, dove abiti? Ecco il loro desiderio, dimorare, condividere la vita, prima di tutto, con Gesù. Non cercano il filosofo, non cercano il fine pensatore, non cercano l'ultima novità sul mercato del pensiero, della dottrina, della santità, ma cercano la vita vera. Cioè solo vivendo con Gesù si può trovare la verità. Io sono la via, la verità e la vita. Si trova la verità nei suoi pensieri, nei suoi sogni, nel suo cuore, nel suo stile di vita. E visto che chiedono vita, Gesù la vuole condividere con loro. Venite e vedrete. Mettetevi in cammino, in altre parole. E avrete i risultati. Non dai risultati subito, ma sfida in qualche modo a camminare con Lui, a fare esperienza pratica. Si crede in Gesù perché si è fatto esperienza del suo amore, della sua misericordia. Si crede in Gesù perché altri, come Giovanni Battista, ci hanno testimoniato la bellezza, la grandezza della persona di Gesù, del suo insegnamento, del suo messaggio, del suo stile di vita. Buona domenica.